SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. In questa puntata ci occuperemo di corse d'alta quota. Partiamo subito con una classica primaverile, ovvero la Dobbiaco Cortina Run, quindicesima edizione, 30 km, che si sviluppano sulla vecchia ferrovia che collega Dobbiaco a Cortina. A vincere l'edizione 2014 è stato il ruandese Giambattista Moncheca, vecchia conoscenza della corsa in montagna e atleta più volte protagonista di grandi performance. Domenica è stato lui a transitare sotto lo striscione d'arrivo posto al Grand Hotel di Dobbiaco davanti al marocchino Lashid Makrai e al keniano Rugut. Per quanto riguarda la gara in rosa, invece, vittoria di Valeria Straneo davanti alla ruandese Claudette Mukasakindi e a Rachele Fabbro. A fine gara abbiamo intervistato per voi i due vincitori. Dopo 10 km via, io andato piano piano. Sono ancora un pochettino indietro con la preparazione, però conto di, insomma, in due mesi di riuscire a portarmi in ottima forma come per i mondiali. Sempre che non ci siano stop, ma spero di no. Ormai ho avuto un piccolo infortunio a un tendine che comunque è completamente passato. Oggi anche in gara non l'ho sentito, sono stata molto bene, quindi sono contenta e spero di continuare così ad allenarmi. Ci spostiamo in Bergamasca per raccontarvi l'edizione 2014 del Vertical dell'Orobie, gara valevole come prima tappa dell'Italian Vertical Kilometer Series, una gara che partiva da Valbondione e arrivava ai 1892 metri del rifugio Coca. Oltre 100 i concorrenti ai nastri di partenza, a vincere su tutti è stato Nicola Pederniana, l'atleta del team La Sportiva, che ha primeggiato davanti ai compagni di club Thomas Trettel e Christian Varesco. Al femminile invece Team Salomon in evidenza con Stefani Jimenez, Francesca Rossi secondo posto del team La Sportiva, terzo posto per l'atleta dell'Atletica Alta Valtellina Michela Benzoni. Anche in questo caso parola ai vincitori. È stata una bella sfida, soprattutto perché io parto un po' lento sull'asfalto e ho dovuto ripassare tutti dopo. Beh, per me il finale la gara si fa fino alla fine. Percorso, parliamo un po' del percorso, bagnato purtroppo, si scivolava? No, non ho avuto problemi di scivolare, non ho molto bene, il tempo ha tenuto duro e penso che abbiamo tanta fortuna. La prima esperienza qui? Nella zona no, perché ho già partecipato alle Eurobee. Come difficoltà, parliamo un po' della difficoltà del percorso. No, penso che la difficoltà, non c'è grande difficoltà, c'è un po' di tutto e lo bello da questo verticale, c'è poco asfalto, un po' di fango, un po' di bosco, un po' di sassi, un po' di tecnico, è quello che fa che questo verticale è molto bello. È andata bene, percorso molto bello, un po' scivoloso, ma comunque è stato bellissimo, percorso tecnico, ma bello. È stata una sfida fino alla fine perché i primi tre vi siete, diciamo, distaccati di quel 30 secondi ciascuno. Sì, una bella sfida perché Trettel Thomas era sempre lì alle calcagna e non mollava un attimo. Continuiamo a parlare di gare di altissimo livello presentandovi la Rese Gap, vero grande appuntamento di questo fine settimana. Gara valevole come seconda tappa del circuito La Sportiva Gore-Tex Mountain Running Cup, la manifestazione proposta da Due Slow vedrà in aste di partenza qualcosa come 800 concorrenti. Tutti saranno impegnati nel pomeriggio di sabato in questa lunga cavalcata che li porterà in cima al Resegone per poi ripresentarsi in piazza Cerminati in orario aperitivo. Come al solito, gremiazioni a tarda sera con un pubblico d'eccellenza. Ai nastri di partenza sono attesi molti concorrenti, tutto il team La Sportiva al gran completo, ma anche atleti del team Salomon, del team Scott, del team Crazy Idea. Favorito dei pronostici, ancora una volta, il romeno Ion Uzinca. Dopo il successo della prima tappa andata in scena sul lago di Iseo a Marone, ci si attende molto da questa manifestazione che anticipa le successive gare che sono a inizio luglio la Stava Sky Race, a metà luglio il Giro di Mont e poi a settembre la gara di Piancavallo. Sempre in tema di presentazioni ci spostiamo in Valtellina per una gara molto attesa, quella del 22 giugno. Stiamo parlando ovviamente del rally estivo della Valtartano. Gara a coppie proposta dallo Sci Club Valtartano è giunta alla sua 12ª edizione.
A meno di un mese dal via, molta neve è presente sul tracciato di gara. In attesa di evoluzioni resta confermato l'itinerario tradizionale da 20 km, ma se la neve non dovesse diminuire, nella mente del direttore del percorso è già possibile una variante che potrebbe rendere il tracciato gara ancora più spettacolare. Novità 2014 riguardano il Monte Premi, che non sarà più in denaro ma in prodotti tipici della Val Tartano e anche materiale tecnico. Visto questa modifica verranno premiate molte più coppie rispetto agli anni precedenti e sono previsti anche numerosi ricchi premi a sorteggio. Per tutte le informazioni vi invitiamo ad andare sul sito www.valtartano.com. E anche per oggi è davvero tutto, vi ricordo in gara sognate, osate e non mollate mai! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.